Ecco, carissimi, con questo Natale, ecco, si rinnova qualcosa di grande nella Chiesa e nell'umanità, un dono. Dio ci chiede: posso venire a nascere da te nel tuo cuore? E lui non è che stia lì a guardare se per caso, quando ci vede, magari noi ci presentiamo come una stalla, no? Gli basta quel pizzico di fiducia in Lui. Gli basta che noi usciamo un po' dal nostro io, dal nostro ripiegamento su me stessi, su noi stessi, e invece di guardarci con i nostri occhi, ci guardiamo con il suo sguardo. Non ha paura delle mie fragilità, dei miei peccati, delle mie debolezze, delle mie contraddizioni. Non ha paura. Io a volte fuggirei da me stesso per via di queste cose che magari non sopporto. Eppure, al contrario, lui mi dà una stima che non riesco a comprendere. Posso venire a nascere da te? Comprendere questa domanda, i suoi sentimenti e il suo sguardo, sento che mi cambia in profondità. Comincio a capire cosa vuol dire anche guardarmi con misericordia, guardarmi con tenerezza, e comincio ad accoglierlo. E qui mi viene in mente l'immagine della mamma che ha il bambino in braccio, ancora piccolo, piccolo, e gli canta la ninna nanna. Sapete che cos'è la ninna nanna, no? Mica è cosa da poco, eh? La ninna nanna è la mamma che con tutte le sue emozioni, con tutto il suo corpo, con tutto ciò che lei può fare con la mente, con il cuore, è comandata dal bambino, questo piccolo che non sa fare ancora niente, ma anche con un cenno la mamma lo capisce e fa ciò che sente nel cuore per lui, per proteggerlo, per difenderlo, per fargli sentire l'amore che lo circonda. È questa la trasformazione che Dio ci può portare. Uscire dal mio io come centro di me stesso per passare al bambino come centro del mio mondo. Ah, se questo si avverasse, se fosse il bambino il centro del mio mondo, del nostro mondo, ci comanderebbe con la dolcezza, con la potenza dolce dell'amore. Una potenza che non comanda con violenza, che non si impone, ma è più forte, più potente di qualsiasi autorità umana. Proviamo a lasciarci sconvolgere, sopraffare dalla tenerezza di questo bambino che ci stima al di là di qualsiasi condizione in cui possiamo essere arrivati con le nostre scelte, con i nostri pensieri, con quello che ci è capitato nella vita. Lui ci guarda con questo sguardo meraviglioso. Vuole, desidera diventare mio figlio. E se io lo accolgo, succede anche una cosa straordinaria, che io rinasco come figlio. Anche lui mi canta la ninna nanna, anche lui mi accoglie, mi protegge, anche lui è tutto al mio servizio, ai miei comandi, ma comandi d'amore però. Ecco, penso che sia questa la cosa sconvolgente del Natale.
rinunciare a mettere il mio io al centro del mondo e mettere il bambino al centro del mondo, del mio mondo. Ecco, lo diceva anche San Giovanni Paolo II, fermatevi davanti al bambino, è lui il centro del mondo, è il bambino di Betlemme che ci salva. Ecco, ci aiuti la Madonna con San Giuseppe a fare questa conversione, questo Santo Natale. Ci sentiamo anche uniti alle persone ammalate che seguono in diretta la messa o che seguiranno poi dopo. E allora facciamo questa preghiera di comunione spirituale, ma che diventa anche di ringraziamento. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami, Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie, Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me e io vengo da te. E siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. E del dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e su tutta la comunità e vi rimanga per sempre. Nel nome del Signore, andate in pace.